Eder, Mech, Pallister. Secondo Valeria e secondo anche Luis, tu e Loris volete incastrarli. Mi hanno fatto male proprio le dichiarazioni che hanno fatto, queste insinuazioni sibilline che io in qualche modo avrei cercato di portare Luis sotto attenzione, in particolar modo sotto attenzione, cosa che è un'idea lontanissima da quello che mai avrei fatto, principalmente perché penso che si trascini qualcuno dentro una situazione quando si ha qualcosa da nascondere, quando si è colpevoli, e allora stai cercando di trascinare qualcun altro. Io ribadisco la mia totale innocenza ed estraneità a questa disgrazia grandissima che è successa a mia suocera. Sono convintissima che Luis sia innocente, lo sono sempre stata, e non cambio idea semplicemente perché prima, non so, magari eravamo sotto lo stesso avvocato e adesso invece, perché siamo sotto avvocati diversi, improvvisamente mi vengono dei dubbi, anche perché se mi venissero dubbi adesso, cioè o mentivo prima o sto mentendo adesso. Per me rimangono due persone innocenti, estranee ai fatti, e poi l'ho sempre detto, conoscendo Luis, ho una motivazione per dire che secondo me è innocente, perché è una persona che non avrebbe mai potuto fare una cosa del genere. Ha una personalità bellissima, è una persona generosa, gentile, tranquilla e profondamente rispettosa delle persone anziane. Non ha mai avuto nessun cattivo rapporto con nessuno. Se voi chiedete a chiunque nel vicinato, tutti parleranno bene di lui in maniera più assoluta, e anche in particolar modo con mia suocera non c'è mai stato niente che potesse far pensare che potessero avercela l'uno con l'altro, ma nella maniera più assoluta. Diciamo che posso pensare che siamo tutti quanti noi coinvolti, nostro malgrado, in questa bruttissima situazione, che incominciamo ad essere stremati, forse a perdere anche un pochino di lucidità. Poi spero che non ci sia una sensazione o di rivalsa nei miei confronti per invece la breve frequentazione che c'è stata con Luis, perché sinceramente la frequentazione e l'assassinio di mia suocera sono due cose completamente diverse. Immagino che il male che abbia potuto fare sapere di questa frequentazione sia stato enorme, però non voglio assolutamente pensare che, per esempio, Valeria abbia cambiato idea sul mio conto solamente per questo. La penso una persona intelligente che non farebbe mai una cosa del genere. Penso che in questi 5 mesi e mezzo la mia mente non abbia mai smesso di pensare e ripensare tutte le varie possibilità, e a oggi ancora non ho in assoluto una risposta o una sensazione, perché veramente non capisco chi potesse voler del male a mia suocera, chi abbia potuto fare quello che ha fatto. Era una persona veramente amata e stimata da tutti. Il mio amore per lei, io l'ho sempre detto dall'inizio, era enorme, grandissimo, a prescindere da quello che qualcuno può pensare, non mi interessa. E certo, i rapporti si erano raffreddati da quando io ero andata via di casa, da quando io e mio marito avevamo deciso di avere questa pausa, ma è sempre stato grandissimo, e tutta la famiglia di mio marito e tutti quelli che ci conoscevano
possono confermare quanto fossimo sempre insieme e unite. Come va invece con tuo marito Giuliano? Ti sei allontanata da casa perché avevi paura del killer, ma poi ci vai ogni giorno. Allora, abbiamo passato i primi 2 mesi del suo ritorno a casa tragici. È stata durissima, penso, per un uomo con quello che ha passato, come mio marito, ritornare a casa, ritrovarsi senza mamma, ritrovarsi una persona diversa, con tanto bisogno di riabilitazione, di cure e con la novità assoluta di quello che era successo alla moglie, diciamo, perché lui non ha ricordo di quello che era successo in aprile o del fatto che ci eravamo allontanati, per cui è stato un colpo molto grosso. E adesso stiamo avendo un bel rapporto, molto più sereno, ci stiamo impegnando tanto, soprattutto per Giorgia, perché sta veramente tanto male. E invece, per quanto riguarda le nostre decisioni future, questa è una cosa che preferisco tenere per me, perché non ho più niente di privato, lasciatemi almeno questo. Non potete capire quello che abbiamo passato noi, ma veramente spesso penso a mio marito e già con il dolore della morte di una madre, e io so cosa vuol dire perché purtroppo l'ho dovuto passare da ragazzina, ma una morte di questo genere, perciò uno strazio assoluto, i giornalisti sempre sotto casa. Ripeto, la situazione in casa con me non facile, cioè mio marito si è trovato a dover combattere anche lui su tantissimi fronti, non solo sul dolore immenso di sua madre, ma sulla sua malattia, sul riprendersi, sul farsi riconoscere di nuovo da noi, perché comunque è un uomo diverso, noi riconoscere lui. Credetemi, non potete immaginarlo, cosa può voler dire la nostra vita adesso e la mia vita da un anno a questa parte, dal suo incidente. È stata scritta tutta la macchina, tutta l'auto, sì, con gli stessi, beh no, con gli stessi nomi carini, insomma, che ci sono scritti sotto, nei muri dei sottopassaggi, insomma, sull'ascensore, sul mio garage, lettere minatorie, ne è arrivata una anche pochi giorni fa. Queste lettere appiccicate non ci sono mai state, perché secondo me è stata fatta vedere così la lettera in televisione, ma in realtà è una lettera scritta a mano, stessa calligrafia. Lo stesso augurio che devo morire come Ceausescu e Mussolini, per cui sapete tutti come sono morti, per cui rido, è il mio sfogo al nervosismo. Ridere. Ormai non so più piangere, pianto tanto, adesso divento magari un po' sarcastica, ma non sto sorridendo perché è una passeggiata, tutt'altro. Dopo degli iscritti su Facebook e via dicendo, sono altre persone magari. La mia vita adesso, ho già detto prima, insomma, quello che voglio dire di più, le cose come vanno fra di noi. Mia figlia è esageratamente provata, perché è un anno che è sotto una pressione esagerata, ha provato dei dolori che credo non avrebbe mai pensato di provare, prima quasi la perdita del padre, poi il padre che ritorna, che comunque in qualche modo è una persona diversa, e poi la morte della nonna in quella maniera, nelle nostre scale, nonna che era amatissima da tutti i nipoti, ma diciamo mia figlia, non voglio dire più degli altri, ma abitando porta a porta il rapporto fra loro due era fantastico, era bellissimo, non la trovavo mai in casa mia figlia, se non la trovavo era perché era di là dalla nonna fisso, per cui
per mia figlia è veramente difficilissimo. Giuliano, devo dire che ho riscoperto una persona fantastica, perché sta lottando con le unghie e con i denti per riprendersi, per riprendersi in mano la sua vita. Lo sto aiutando perché sono quasi tutti i giorni con lui, riabilitazioni, visite, possibili altri interventi, cose di questo genere, ma sta affrontando tutto in una maniera, sta tirando fuori tutta la forza che ha e che penso non credeva neanche di avere. Per cui è un piacere tutti i giorni vederlo che cammina meglio, che si sposta meglio, che è autonomo, che a volte si fa da mangiare da solo. È bello questo, è bello per una moglie, è bello proprio per una persona che lo ha amato per tantissimi anni. Per cui sono contenta. Gli ho scritto un messaggio 2 giorni fa, che eravamo in un'occasione speciale insieme, e gli ho detto che era impensabile di averlo lì accanto a me e mia figlia in quell'occasione, e invece Dio in qualche modo ha voluto che ci fosse, ed era proprio, cioè, era emozionante averlo lì. Poi bello, giacca, cravatta, cioè era tutto tirato, dimagrito. Sta facendo di tutto, veramente sta lottando, tanto. L'inizio forse stravolta da tutto quanto, non me ne sono accorta, anzi qualcuno mi sembra che mi abbia dimostrato anche la sua vicinanza con 2 parole, mentre invece adesso c'è una freddezza generale molto forte, più o meno fra tutte le persone del condominio. Io dico verso di me, non so dire verso i miei vicini di casa, però insomma verso di me sicuramente sì. Fra le persone che vivono nel mio palazzo, le persone per strada, fra essere additata, essere derisa, essere, cioè ormai non ci si fa l'abitudine, però cerco proprio di andare avanti. Stavo dicendo a testa bassa, invece no, voglio andare avanti a testa alta. E nel senso, non guardarmi troppo attorno a queste cose, perché altrimenti non riesco a continuare a combattere. Purtroppo devo, purtroppo per fortuna, devo continuare a combattere. Comunque sì, freddezza, ma non voglio dire cattiveria. Probabilmente chi abita nel mio palazzo è sconcertato come noi, non riesce a capire, non riesce forse più a approcciarsi a me in nessuna maniera, non sapranno neanche cosa chiedere di preciso, per cui si limita tutto. Prima eravamo tutti abbastanza uniti, invece si limita tutto a un ciao veloce, se proprio ci andiamo a sbattere, altrimenti neppure quello. È incredibile che nessuno abbia sentito o abbia visto. Io, è una cosa che ho subito detto al dottor Paci, il pubblico ministero che si occupa del caso di mia suocera, perché è una cosa per me incredibile, è incredibile, non ci posso credere. Se sono stati fatti anche ultimamente delle prove che dicono che la voce di mia suocera purtroppo si poteva sentire benissimo quando è stata aggredita fino al 3° piano, figuriamoci chi abitava al 1° piano, chi abitava al 2° o chi stava passando per strada, perché ricordiamoci, e io ci ho pensato e ripensato, che eravamo in ottobre, un ottobre caldo, tutti con le finestre aperte, maniche corte, la gente era ancora fuori e l'orario era relativamente presto. Cioè non era un'ora notturna, erano le 22 di sera, 22:15, ok? Ma anche al mattino, quando l'ho ritrovata io, cioè sinceramente mi dico, ho detto testualmente al dottor Paci, non credo possibile, non posso giurarci perché io la notte non ero lì, però mi sembra impossibile
che dalle 22 della sera, 22.08 che mia suocera è scesa, che dalle telecamere dicono questo, alle 8.10 circa della mattina che io l'ho ritrovata, che nessuno abbia sentito, nessuno abbia visto. Mi sembra impossibile. Il via vai nel nostro palazzo c'è. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.